Buongiorno a tutti, ben ritrovati oggi a lezione di Excel. Bambini, buongiorno, pronti per una nuova lezione? Via! Buongiorno bambini, allora oggi con Excel finalmente proveremo a realizzare il nostro primo negozio virtuale. Inizierete con una semplice formula, con pochi oggetti e man mano questo negozio prenderà vita. Iniziamo quindi con la lezione e adesso vi passo il vostro maestro Luigi. Un bacione, ciao ciao! Ed eccoci qua, come vi ha detto Neon, oggi realizzeremo il nostro primo negozio virtuale e vedremo se sarà semplice, difficile e innanzitutto come chiamare questo negozio. Lo faremo in Excel, quindi innanzitutto avviamo Microsoft Office Excel ed inseriamo quelli che sono gli oggetti da vendere, da mettere in vetrina. Creeremo un negozio di informatica e io questo negozio lo voglio chiamare New Bit. Poi vi spiegherò perché proprio questa parola bit nello specifico. Iniziamo a scegliere gli oggetti da mettere all'interno del nostro negozio. Trattando di informatica, evidentemente avremo bisogno di una tastiera. Poi adatteremo, ridimensioneremo gli oggetti. Adesso concentriamoci sugli oggetti, ne metteremo pochi, altrimenti perderemo troppo tempo ad inserire tanti oggetti. Un mouse o dei mouse, non sappiamo quanti ancora. E poi mettiamo un monitor, mettiamo un monitor. Mettiamo questo monitor, ecco qua. Abbiamo inserito questi oggetti. Innanzitutto iniziamo a ridimensionarli e poi faccio vedere il perché. Perché io voglio inserire questi oggetti all'interno delle celle. Evidentemente con le celle rettangolari avrò delle difficoltà, quindi seleziono tutte le celle con questo pulsante, poi mi sposto sul pulsante formato, altezza righe e scrivo 50 e premo invio. Otterrò delle celle quadrate. Se il monitor è scappato via, basta andare un po' in basso, andiamo a beccare e riportare su. Spostiamo ancora un po' gli oggetti. Ingrandiamo con il pulsante zoom il nostro foglio di lavoro e inseriamo questi oggetti all'interno di due celle, senza esagerare. Mentre il new bit lo mettiamo col pulsante unisce e centra in evidenza, mettendo un bel colore rosso, un carattere bello grande, e poi clicchiamo sul pulsante allinea al centro. Con questo pulsante vedrete che il testo, che adesso è allineato in basso, si sposterà perfettamente al centro della cella. A questo punto abbiamo bisogno di inserire degli elementi che volutamente ho dimenticato, che andrebbero inseriti nella riga numero 2, dove invece ho già inserito questo oggetto. Naturalmente potrebbe essere anche semplice prendere questo oggetto e spostarlo sotto, ma io questo errore l'ho simulato, cioè ho fatto finta di farlo apposta, perché vi mostrerò come è possibile inserire velocemente una riga o una colonna semplicemente indicando con un clic la riga, il numero di riga, e poi mi basterà cliccare sul pulsante inserisci righe foglio. Noterete che verrà inserita una nuova riga
e gli oggetti che abbiamo inserito vengono spostati nelle celle sottostanti. Perché ho fatto questo? Perché adesso io devo scrivere qui degli elementi che sicuramente voi avete già conosciuto, se non erro quest'anno o lo scorso anno, che sono questi termini, e cioè spesa, ricavo, guadagno. Sembra un gran pasticcio quello che ho fatto. Perché? Perché il carattere che ho utilizzato, che è molto grande, 28, fa sì che il testo non riesce a essere contenuto all'interno di quella cella. Allora cosa faccio? Clicco sull'intestazione della riga, cioè il numero 2, e invece di 28 metto per esempio 12, ecco qua. Va bene per la colonna C, che riesce a contenere il testo spesa, va bene per la colonna D, che riesce a contenere il testo ricavo, non va bene per la colonna E, perché la parola guadagno ha un numero di lettere che non riesce a contenere la cella, la colonna E. Quindi con il clic e trascina mi posiziono tra la E e la F, clicco e mi sposto verso destra. A questo punto dobbiamo preoccuparci di inserire le spese che abbiamo sostenuto per acquistare dai grossisti questi oggetti. Immaginiamo che la tastiera ci è costata 15 euro, il mouse 10 e il monitor 70. Ecco qua. Questi numeri non sono dei numeri generici, ma sono dei numeri che devono essere impostati come valuta, cioè dobbiamo far sì che nella colonna C questi non siano dei semplici numeri, ma ci sia il simbolo dell'euro con i decimali. Quindi clicchiamo sull'intestazione di colonna C, dove sono contenuti questi valori, ci spostiamo nella scheda numeri, vedete qui, e al posto di generale imposteremo valuta. Cliccando su valuta troveremo gli importi impostati con il simbolo dell'euro e i due decimali. Naturalmente possiamo con il pulsante centra e con il pulsante allinea al centro mettere le spese perfettamente al centro delle celle. Questa naturalmente è una scelta che resta a voi. Possiamo lasciare anche allinea in basso, però secondo me è più adatto utilizzare il pulsante allinea al centro. Finalmente arriva il giorno di apertura del nostro negozio e dobbiamo iniziare a vendere questa merce. Quindi in vetrina, oltre al prodotto, abbiamo bisogno del prezzo di vendita. Quindi le persone che entrano nel nostro negozio devono conoscere quanto devono pagare per acquistare un mouse, la tastiera, il monitor, e quindi dobbiamo mettere un prezzo che sia naturalmente maggiore di quello che abbiamo speso per acquistare questa merce. Ricavo della tastiera mettiamo 20, del mouse 15 e del monitor 100. Anche in questo caso abbiamo dei numeri che non sono numeri generici, ma sono valuta, quindi evidenziamo anche qui i valori 20, 15 e 100. Passiamo nel menu generale e mettiamo valuta. Anche in questo caso centra e allinea al centro. Guadagno, perfetto. Adesso viene il bello. Perché adesso viene la parte più importante? Perché facciamo finalmente lavorare un po' Excel. Quindi nella colonna E, dove c'è il guadagno, dobbiamo innanzitutto inserire il simbolo uguale. Non è apparso, eccolo qua. Il simbolo uguale perché? Perché abbiamo detto la scorsa volta che Excel deve riconoscere quella cella come una cella contenente una funzione e non un valore che può essere testuale o numerico. Quindi inserisco il simbolo uguale e poi inserisco la formula per calcolare il guadagno. Il guadagno è uguale al ricavo meno la spesa. Quindi devo indicare
le celle dove sono contenuti i dati. Guadagno uguale ricavo della tastiera. Il numero 20, le 20 euro, sono contenute nella cella D3 e scriverò D3 meno C3. C3 invece è la spesa della tastiera che è contenuto nella cella appunto C3. Premo il tasto invio e otterrò il numero 5, o meglio otterrò il risultato di 5 euro. Il guadagno unitario su un singolo mouse. Faccio la stessa cosa per il mouse e per il monitor. Quindi uguale D4 meno C4 e premo il tasto invio e ultimo oggetto in vendita, il monitor, uguale D5 meno C5. Clicco sul tasto invio questa volta, tanto per cambiare, alla fine il risultato non cambia. Seleziono gli oggetti, centra, allineo al centro, così uniformo anche il guadagno alla spesa e al ricavo. Tutto questo però è relativo al guadagno unitario, quindi voi immaginate un negozio con un mouse, una tastiera e un monitor. È un negozio che è sicuramente destinato a fallire. Quindi che facciamo adesso? Iniziamo ad aumentare un po' la merce e dobbiamo inserire delle colonne nuove tra la C e la D, tra la D e la E. Quindi iniziamo tra la C e la D. Vi basterà cliccare sulla colonna D, andare sul menu inserisci e poi cliccare su inserisci colonne foglio. Inserisco in questo modo una nuova colonna, va bene? Qui scriveremo quantità. Benissimo. E iniziamo ad aumentare un po' gli oggetti che abbiamo acquistato presso il nostro grossista. 10 mouse, 10 tastiere, sempre, chissà perché viene sempre questo 10 mouse, il primo oggetto, va bene, 20 mouse e 30 monitor. Se notate però è un po' distratto, o meglio, crede di essere intelligente e pensa che nella colonna D ci sia anche in quel caso una valuta, ma qui parliamo di quantità e non di euro. Quindi selezioniamo la colonna D, andiamo sul menu del formato numero e scegliamo generale. Cliccando su generale avremo correttamente inserito non più il valore, che non è evidentemente un valore, ma la quantità degli oggetti acquistati. A fianco alla quantità adesso abbiamo bisogno di conoscere cosa? La spesa totale per aver acquistato le 10 tastiere, i 20 mouse e i 30 monitor. Quindi clicchiamo sulla colonna E, inserisci colonna foglio e scriveremo spesa totale. In questo caso, onde evitare di continuare ad allargare la mia colonna, seleziono la colonna E, vedete, e clicco sul pulsantino qui in basso a destra del formato celle. Clicco e scelgo tra le voci testo a capo. Ok, così la scritta spesa totale verrà distribuita su due righe ma all'interno della stessa cella, per evitare di allungare troppo questo foglio di lavoro. Formula matematica, perché dobbiamo calcolare la spesa totale della tastiera, del mouse e del monitor. Quindi uguale, la spesa totale è uguale a che cosa? Alla spesa unitaria, cioè C3. Attenzione, abbiamo detto che la moltiplicazione in Excel non viene riconosciuta con il simbolo X, ma con l'asterisco. Quindi asterisco 10, ma il 10 non dobbiamo scriverlo, dobbiamo semplicemente indicare la cella che contiene il numero 10, cioè D3. E premo invio. Ecco qua, torna ancora l'Excel distratto perché ha pensato che fosse un numero e non una valuta, ma noi dobbiamo dire che invece in quella colonna c'è una valuta. Quindi selezioniamo la colonna E e scegliamo valuta. Abbiamo
speso 150 euro per l'acquisto delle 10 tastiere. Trucchetto rapido, mi raccomando, non lo dite a nessuno, per evitare di scrivere nelle celle sottostanti le formule che sono simili, cambiano soltanto i contenuti. Che cosa dovete fare? Con il puntatore vi mettete in questo piccolo quadretto nero nell'angolo inferiore destro della cella, il puntatore diventerà un più nero, cliccate, trascinate fino al monitor e poi lasciate. Questi cancelletti vi appariranno e non vi spaventate se li vedete, perché il risultato all'interno di quella cella non è possibile visualizzarlo perché la colonna è troppo piccola. Allora, così come ho fatto in precedenza per il testo, mi posiziono tra la colonna E e la colonna F e faccio doppio clic e apparirà il totale della spesa dei monitor. 2.100 euro, mamma mia che spesa! Abbiamo veramente investito tanto in questi monitor. E quindi se abbiamo investito tanto e invece di 2.100 volessimo investire meno, dobbiamo acquistare forse meno monitor. E quindi dovrei rifare tutta la formula di nuovo? No, perché se io invece di 30 monitor decido di comprarne soltanto 5 premendo invio, avrò l'aggiornamento della spesa totale, una spesa più contenuta, quindi non mi dissango nell'aprire questo negozio, inizio con 5 monitor a massa, al massimo compro 20 tastiere e 30 mouse, se notate, inserendo numeri diversi da quelli precedenti, si aggiornano automaticamente tutti i totali. Manca a farla apposta 300 e 300, non mi piace. 15 tastiere, ok. Nella prossima lezione continueremo questo esercizio perché evidentemente si allungherà, perché la stessa cosa che abbiamo fatto per la spesa, vedete qui, adesso ve la metto in evidenza, la dovremo fare per il ricavo e per il guadagno, perché sicuramente ci sarà un ricavo totale e un guadagno totale. Ah, ecco, quindi non ho capito male. Questa è la prima parte della lezione. Significa che ne seguirà una seconda sicuramente ancora più interessante che ci permetterà di terminare il nostro negozio virtuale. Quindi imparate bene questa prima parte perché la prossima sarà ancora più avvincente. Ciao ciao!